Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono sempre Lupo. Oggi andremo a vedere come fare la color correction in Final Cut Pro X usando gli strumenti. Come molti di voi già sapranno, da alcuni anni a questa parte la mia professione principale è fare il direttore della fotografia e il colorist, quindi vorrei trasmettere la mia esperienza a voi per quanto riguarda appunto la color correction. Final Cut X è un programma molto facile da utilizzare, la sua interfaccia, le sue funzioni, molto Apple, ma per quanto riguarda la color correction ci ha messo un po' di tempo per quello che il mercato ci sta offrendo in questo momento. Dalle ultime versioni hanno aggiunto delle funzioni che lo rendono competitivo ed è in grado di raggiungere dei risultati veramente veramente buoni. Quello che vedremo in questo tutorial sarà fatto con tutte le funzioni di Final Cut, ma vi consiglio anche il mio plugin Cinematic Look che rende la vita molto molto facile. Detto questo, andiamo sul nostro Final Cut e cominciamo. Eccoci, come prima cosa impostiamo il nostro Final Cut in Color and Effect, quindi andiamo su Windows, Workspace, Color and Effect. Questa visualizzazione mette a risalto l'Inspector e gli scopes. Come prima cosa volevo definire i termini basici di HSL, Hue, Saturation e Luma. Hue sta per la tinta, che è il nome per definire il colore. Saturazione è l'intensità o la vividezza del colore. Il Luma è la luminosità dell'immagine. Impostiamo gli strumenti come tendenzialmente io sono più abituato ad usarli. Waveform nella parte sopra, Luma. In questa parte qua mettiamo Waveform, RGB Overlay e il Vectorscopio. Il Luma Waveform è molto comodo per regolare l'esposizione della scena. Infatti se la sovrapponiamo all'immagine vedrete che possiamo capire esattamente dove sta in questo caso la ragazza che sale le scale. Quando si diventa un pochettino più pratici si riesce anche a vedere l'immagine nel waveform, un po' come Matrix, no? Piano piano prenderete dimestichezza. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di isolare con facilità le parti che vogliamo interagire con la migliore esposizione, che può essere un volto, possono essere delle luci, può essere la figura, come tante altre cose. Il 100 rappresenta il nostro bianco, lo 0 rappresenta il nostro nero. Il waveform RGB overlay è comodo per fare la correzione dei bianchi. Possiamo capire con facilità se l'immagine è troppo calda o troppo fredda. Per questo che lo uso sempre assieme, comparato appunto con il Luma waveform. Il vectorscopio corrisponde esattamente con il color wheel e ci mostra quali colori ci sono nell'immagine e la saturazione, partendo dal centro ad uscire. Quindi più andiamo verso l'esterno e più il nostro colore sarà saturo. Per una corretta color correction partiamo dall'esposizione, aggiustiamo il white balance e aggiustiamo la saturazione. Per fare questo usiamo il nostro famoso color wheels. Andiamo nel triangolino qua in alto, clicchiamo e apriamo il nostro color wheel. Come prima cosa non si può non notare le quattro wheels che determinano le shadow, gli highlights, il midtone e il master. Quindi highlights parliamo delle alte luci, shadow parliamo dei neri, midtone parliamo tutta quella fascia di colore che sta tra i shadow e gli highlights, quindi i colori medi per intenderci, e il master che viene usato molto spesso, il quale agisce sull'esposizione totale della clip. Quindi partiamo da questa immagine qua, prendiamo fuori il color wheel, questa è un'immagine Canon Log, e andiamo ad aggiustare la nostra esposizione. La nostra esposizione in questo caso è già buona, nel senso che loro due sono qua, ok? Sono questi due, si può vedere, e stanno al 50, quindi l'esposizione già è buona. Il contrasto ovviamente no, quindi adesso contrastiamo un po' l'immagine alzando gli highlights e abbassando i shadow, e già come potete vedere l'immagine sta prendendo vita. Un pochettino, vedete il master, ho fatto un mio contrasto, posso alzare il master. Fatto questo, dall'RGB overlay potete vedere che i blu predominano in questa scena. Sì che c'è acqua e anche l'acqua del lago, ma
anche su di loro prevale molto il blu. Quindi prendiamo la nostra temperatura, l'alziamo fino a quando, esatto, il blu sovrappone il rosso. Adesso alziamo un po' ovviamente i rossi. Eccola qua. Prima e dopo. Fatto questo, possiamo aggiungere un pochettino di saturazione. Si potrebbe fare direttamente qua dal master, però non mi piace. Preferisco ad aprire color board e agire la saturazione direttamente da qua. Questo è il master e aumento un po' di saturazione. Ok, fatto questo, se volete copiarlo direttamente su un'altra clip, basterà selezionare la vostra clip in questione che avete appena color corretto, mela C oppure edit copy. Per incollare potete selezionare la clip che vi interessa e i tasti veloci sono alt mela V oppure shift mela V. Shift mela V vi dà la lista di quello che potete mettere e non mettere. Se invece fate alt mela V, copierà e incollerà tutta gli effetti come nell'altra clip precedente. Ma questa clip è totalmente diversa come esposizione, vedete, è sul 25, non è più sul 50, è stretta, quindi cambierà totalmente la sua situazione. Come facciamo a fare una color uguale a quella di prima? Sfruttando la funzione Windows Show in Workspace Comparison Viewer. Attiviamo gli scopes. Ok. Li mettiamo vertical layout tutte e due in modo che possiamo confrontare le due immagini. Qua sotto metto sempre waveform, RGB overlay e qua mettiamo la vista 3, waveform, RGB overlay. Ok, in questo modo siamo su timeline e praticamente mostra quello che c'è prima oppure quello che c'è dopo a questa clip, in modo da matcharle entrambi. Se invece volete avere questa immagine come riferimento, andrete su saved, prende questa immagine qua, save, appunto non timeline, e si fa same frame. Ok, mi va praticamente a salvarmi questo frame qua. Nella parte sinistra abbiamo il frame browser e abbiamo tutte le immagini che ci siamo salvati, queste le avevo salvate in precedenza. Ok, si seleziona, si fa close, quindi possiamo spostarci liberamente e a sinistra avremo sempre la nostra reference. Quindi da qua possiamo andare a tirarci la nostra color uguale all'altra immagine. Quindi facciamo la nostra esposizione, come vedete leggermente più bassa di quella di sinistra, alziamo leggermente tutta la nostra l'esposizione globale e adesso andiamo a contrastare. Già vedete questa immagine è molto più blu dell'altra, anche il toppettino blu, quindi alziamo un po' il master, un pelino anche i medi. Più o meno ci siamo. Ok, andiamo a modificare la nostra temperatura, sempre andando a fare riferimento all'RGB overlay. Vediamo la parte blu come si abbassa, andiamo a matcharla con questo verde di sotto. Possiamo andare un po' oltre e poi gli diamo anche un po' di blu.
vi consiglio fortemente di fare anche non affidarvi solo allo strumento, ma di fare anche un rapporto visivo tra le due, cercare di matcharle già a occhio, secondo me è la cosa migliore tra tutto. Quindi fidarvi assolutamente degli strumenti, che gli strumenti non sbagliano, ma affidarvi anche bene al controllo visivo, che è la conferma di quello che noi poi facciamo prima e dopo. Mettiamoci anche qua il color bird e gli mettiamo un pelino di saturazione per fargli venire fuori un po' lo skin tone. Ok, torniamo su Will e qua ci siamo. Terza, andiamo sulla terza. Ok, questa è un'altra scena, quindi dobbiamo farla matchare sempre con quella prima. Color wheels, questa vedete già esposta diversamente dalle altre, quindi abbassiamo i neri. Apriamo un po' anche con il contrasto, quindi apriamo un po' la forma d'onda della nostra clip. Nel caso, se è troppo esposta, andiamo ad abbassare, ad alzare tutto quanto, ma questo lo lascerei tendenzialmente qua. Questa è già come temperatura colore, non si allontana molto al giusto, vedete che ci siamo. Giusto, l'aumentiamo un pelino e togliamo via un pelino di verde che si era creato prima. Dopo color bird, mettiamo un po' di saturazione. E abbiamo le nostre clip matchate una con l'altra. Da questa base possiamo poi andare a fare il nostro color grading. Stessa cosa ve la posso far vedere anche su questa immagine, che è un'immagine totalmente diversa. Color wheels, togliamo via comparison viewer. Qua ogni volta che cambiate la menata, e che ogni volta che cambiate questo va riorganizzato, o salvate il vostro profilo. Lei sta salendo bella bella le scale. L'abbiamo vista nell'immagine prima, quando era sovrapposto appunto al Luma Waveform. L'esposizione mi sembra buona. Chiudiamo i neri. I bianchi io li alzerei giusto un pelo poco poco, perché sennò va a bruciare un po' troppo. Oppure, se vogliamo ancora espandere un po' di più, andremo a chiudere un po' il master e alziamo un po' i neri, così la nostra forma d'onda si amplia. Qua vedete che siamo vicini il nero, no? I suoi pantaloni, siamo vicini al nero. Io non andrei sullo zero, perché poi andiamo a perdere i dettagli che ci sono, vedete? Adesso siamo andati sotto lo zero e questa parte qua è andata persa, quindi io mi piace tenere tutto. Eccolo qua. Bene, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, campanellina, non fate i furbetti, bisogna sempre rimanere sul pezzo sui video futuri che usciranno. Vi ricordo anche di iscrivervi sui miei social, Instagram, trovate il link in descrizione, oppure Facebook con i gruppi Cinelight Crew e il gruppo di Final Cut Pro Italia. Quindi, se il motore sta girando, ciao, azione!